cortesemente, se qualcuno mi sta ad ascoltare, premesso che io sono con l'associazione che si sta creando e si è creata a Pantanizzi, premesso che condivido tutti gli aspetti perché nocivi alla salute della città di Siderno e della Lopede intera, premesso che sono disponibile a manifestare, non perché l'ha detto Mimmo Panetta, ma perché è così che si fa e che l'unione fa la forza, sono capace di manifestare mettendomi in prima linea, e voglio vedere però quanti cittadini sidernesi, e mi rifaccio a quando ci hanno portato via l'ospedale, quanti cittadini sidernesi sono pronti a protestare assieme a noi tutti. Questo dobbiamo constatare. Lo dimostra il fatto che l'istituzione locale non è presente. Non è presente. Perché tu che non è assessore? È presente l'assessore. Un momento. Non c'è Anna, è a Roma. È presente l'assessore. Non dirai il 10 ottobre, non dirai che io non ci sono, perché sono prima. No, perché tu l'hai annunciato stasera. Ti prego di non interrompermi però, perché io non ti ho interrotto. Prego. Non mi interessa che andava a Juventus. A me della Juventus, tu mira di l'Inter, la Roma, non me ne frega niente. Questo è un problema che riguarda noi, non a Juventus, caro Pino. O Leclerc. Una battuta, capisci? Se talmente... no, sono antipatico, Sì, non la capisco la battuta e non la posso capire. Perché davanti ad un problema così importante, così emergente, va bene? Ti preoccupiamo da battuta. E allora? Io sono abituato ad ascoltare e a non intervenire sulle parole degli altri. Gradirei cortesemente che se dico fesserie o non, tutti mi stessero ad ascoltare. Perché non è una fesseria il problema di cui noi stiamo trattando stasera. Io mi onoro, se è possibile, di fare parte di questo, come lo chiamate, movimento? Comitato. Ma dovrebbero nascere più comitati, dovrebbero nascere molti più comitati, perché a Siderno abbiamo tante cose da portare avanti, va bene? Ma questa è una cosa importantissima a cui io personalmente mi sono legato, perché il problema è di salute, non è. Questa è una cittadina che avrebbe bisogno di agricoltura, di cultura, di turismo, non di fabbricati, avrebbe bisogno di attrezzature sportive, avrebbe bisogno di giochi per i bambini, avrebbe bisogno di fare turismo da settembre a settembre, cosa che noi non abbiamo saputo fare. Mi leggo a fatti quando io non c'ero nella città di Siderno, purtroppo motivi di lavoro mi hanno tenuto fuori dalla mia residenza. E anche dove lavoravo, dove risiedevo al momento, va bene, c'erano delle problematiche. Io ho lavorato 14 anni a Milano, va bene, dove tutti ricordate che è successo a Seveso, insomma, va bene. Però i provvedimenti sono stati presi. Diceva Mimmo Panetta, gliene sono grato, che lui l'ha chiusa la BP. Però dopo che l'ha chiusa, a me risulta, non so se è sotto il suo dominio spagnolo da sindaco, va bene, è scoppiato qualcosa, ha fatto un foro, ma da quando è stata chiusa ad oggi, quali sono state le amministrazioni che si sono preoccupati di questo problema? Nessuna amministrazione, neanche questa oggi. Perciò mi indigno quando dite che il sindaco di Siderno si arrabbia, fa finta se si arrabbia, perché lei permette in mezzo alle strade, e la dottoressa Romeo ebbe a dire
dopo un consiglio comunale a sedere, che non ci sono soldi per togliere l'eternite che c'è in mezzo alle strade, l'eternite che vola nei polmoni di noi tutti. Vergogniamoci. Io sono pronto a testimoniare questo comitato sulla strada. Sono con voi e sarò sempre con voi. Per Siderno, e per tutti i cittadini di Siderno. E sono pronto, avevo anche offerto la mia disponibilità a questa amministrazione a collaborare per qualunque cosa, ma gratis naturalmente, ma mi è stata anche negata. Ancora da un anno e quattro mesi aspetto risposte, va bene? Figuriamoci, diciamo, se i cittadini di Siderno, io me lo auguro, però li voglio guardare in faccia e vorrei le telecamere presenti, che poi dobbiamo rivederci questo film tutti assieme. Io vi ringrazio per l'attenzione e sono pronto e disponibile per la qualunque. Grazie.